Bene, eccoci qua. Buongiorno anche da parte mia. Oggi ci occuperemo della salute della parte inferiore del corpo, la salute delle gambe. Lo faremo con delle persone esperte e vi spiegherò adesso perché ho chiesto l'intervento di due persone particolarmente esperte. Intanto ve le presento la dottoressa Adriana Carotenuto, che è biologa nutrizionista, ed il dottor Luca Scaramuzzino. Buongiorno a entrambi, medico-chirurgo. Voi lavorate insieme perché l'approccio nei confronti di determinate problematiche deve essere risolutivo, ma soprattutto fatto in gruppo, in equipe, per ottenere al più presto i risultati sperati, che poi sono la guarigione se si tratta di una patologia oppure la risoluzione di un problema. Io partirei dalla dottoressa Carotenuto. Il problema, non nascondiamoci, è la cellulite, ecco, l'ho detto, non lo volevo dire, ma è una grande ingiustizia la cellulite, perché colpisce democraticamente sia chi è in sovrappeso, sia chi non lo è, colpisce giovani, colpisce persone in età, colpisce anche i maschi, gli uomini, no? Che cos'è la cellulite, dottoressa? La cellulite sicuramente è una malattia infiammatoria, quindi siamo di fronte a una vera e propria patologia. E ce lo dice il suffisso di questa patologia, no? Ite, come tonsillite, come pancreatite. Quindi è una malattia di natura infiammatoria, una malattia multifattoriale, per cui non c'è una terapia singola attraverso la quale possiamo arrivare alla guarigione della malattia. È una malattia che ha diversi fattori di rischio, su alcuni dei quali possiamo lavorare, e quindi sono modificabili attraverso l'intervento della nutrizione, della dieta e della medicina. Altri invece sono non modificabili. Ad esempio l'età, il sesso femminile, la storia genetica è un fattore non modificabile, perché c'è una predisposizione nelle donne, c'è una predisposizione nei soggetti che hanno una familiarità per sviluppare l'infedema o cellulite. L'infedema sarebbe il gonfiore delle gambe, che caratterizza spesso le donne. E poi ci sono i fattori modificabili. Quali sono? Il sovrappeso e l'obesità sono dei fattori di rischio modificabili, la stipsi, di cui molte donne soffrono, soprattutto quelle che hanno questa patologia. La stipsi crea un aumento della pressione delle vene del bacino, per cui c'è un rallentato ritorno del sangue verso il cuore. Si producono tante tossine e quindi questo sistema linfatico si riempie d'acqua e si infiamma. La gravidanza, la postura, quindi è importante fare un esame posturale nel momento in cui c'è la presenza di questa malattia. Ed è per questo che lavoriamo in equipe per la risoluzione appunto della patologia stessa. Ecco, perché lei ha aperto chiaramente la mia mente sul fatto che noi parliamo di un'infiammazione. Allora è giusto anche l'intervento del medico chirurgo che fa delle valutazioni. Quali sono queste valutazioni, dottore? Tra i fattori di rischio sicuramente uno dei più importanti è la stasi venosa, per cui l'approccio di un flebologo è quello di cominciare da un ecodoppler, che ci permette di andare a capire se c'è un problema ma anche venoso, perché può essere anche linfatico, può essere venoso, può essere combinato, c'è un problema infiammatorio sicuramente, ma è fondamentale sempre un approccio diagnostico, cioè andare a capire qual è il fattore più importante e quindi cercare di agire su di quello per iniziare e poi su tutti gli altri. Ecco, si parlava di un lavoro di squadra, no? Certo. Essenzialmente, quindi il suo compito è quello di individuare scientificamente il problema e anche di sviluppare una strada, un cammino, certo, da fare insieme al paziente o alla paziente, perché mi pareva di capire che come colpisce di più questo problema alle donne, sì, soprattutto le donne. E l'intervento suo è un intervento fatto anche di medicine o soltanto di terapie da fare in loco? No, il nostro intervento è sicuramente inizia con la diagnostica. Dopodiché in un paziente che non presenta una patologia venosa di nessun tipo, chiaramente la nostra azione diventa diversa. Ci indirizziamo più a un trattamento mesoterapico, perché la mesoterapia è una parte fondamentale, non è risolutiva, ma è adiuvante, ci aiuta nel momento in cui ci interfacciamo con una dieta, ci interfacciamo col posturologo, ci interfacciamo con il fisioterapista. Chiaramente la mesoterapia ci permette di disinfiammare, di ridurre l'edema in maniera mirata, cioè nelle zone che più ci interessano, mentre chiaramente l'azione della dieta è su tutte le zone, la mesoterapia ci permette di indirizzarci in maniera molto precisa.
La dieta, qual è la dieta che la dottoressa Carotenuto ci consiglia in questi casi? No, diciamo che non esiste una dieta magica che elimina il linfedema o la cellulite, però sicuramente ci sono dei consigli alimentari che riescono a coadiuvare assieme ad altre ovviamente tecniche la patologia, in alcuni casi anche a risolverla, poi dipende anche dalla stadizione della patologia stessa. La dieta sicuramente, se presente sovrappeso o obesità, deve essere leggermente ipocalorica, deve essere ricca di fibre, ci colleghiamo a quello che abbiamo detto prima, quindi cereali integrali, frutta, verdura, è importantissima l'acqua, è importantissimo ridurre il sale, e a volte noi utilizziamo e ci facciamo aiutare anche da integratori flebotonici. Perché? Perché abbiamo detto che si tratta di una malattia infiammatoria. Questa infiammazione avviene soprattutto ad opera dei radicali liberi, che sono delle molecole che produciamo normalmente durante i nostri metabolismi, che vanno a rompere la membrana cellulare. Quindi tutto il contenuto della cellula fuoriesce nello spazio interstiziale, nello spazio extracellulare, e si crea appunto questa infiammazione. Si ha una cascata di tutta una serie di sostanze infiammatorie, di interleuchine, di aldeidi proinfiammatorie. E ci sono invece degli alimenti che contengono gli antiossidanti, che vanno proprio a neutralizzare l'azione di questi cattivissimi radicali liberi. E dove li troviamo? Li troviamo nella frutta, troviamo i polifenoli nell'olio extravergine d'oliva, troviamo la diosmina, gli antiociani nel mirtillo. E allora perché l'integratore? Perché per avere questo effetto antiossidante dovremmo mangiare tantissima frutta, che oltre a fare molto bene è molto calorica, è tutta di natura glicidica. Per cui per avere l'effetto antiossidante dovremmo mangiare 8-10 porzioni di frutta, non possiamo consigliare. Si aggiusterebbe una cosa e se ne guasterebbe esatto. Un'altra. E quindi diciamo ci sono specialità medicinali, quindi integratori alimentari, che ci consentono di avere una giusta dose di antiossidanti senza avere una grande quantità di caloria. Io preferisco utilizzare e consigliare quelli liquidi, perché vengono diluiti in acqua, quindi aumentano la palatabilità dell'acqua e stimolano la paziente o il paziente ad assumere più liquidi. Quindi giustissimo. Dottore, dopo quanto tempo si fa di nuovo il controllo per vedere se si è sulla strada giusta? Ma il controllo è continuo, diciamo che la dieta viene controllata praticamente ogni settimana, ogni due settimane. Chiaramente dal nostro punto di vista, nel momento in cui c'è una patologia venosa, il controllo dipende soprattutto dal tipo di patologia venosa. Chiaramente il nostro approccio può essere chirurgico o può essere esclusivamente scleroterapico se c'è una cosa, è un'insufficienza lieve, quindi chiaramente in base all'approccio che decidiamo di utilizzare cambiano le tempistiche. Perfetto. La dieta, questa parola meravigliosa che preoccupa molti, ma poi in realtà è la soluzione più naturale, no? Rieducarsi a mangiare bene, assumere gli integratori prescritti da un esperto, naturalmente, non è che uno poi si inventa esperto. I chili si perdono, si è felici e poi si parte con la paura di riprendere questi chili, no? Di ritornare come si era. Sì, infatti, allora, la dieta è una materia molto difficile, perché non ha un inizio e una fine, ha un inizio senza fine, nel senso che c'è una prima parte della dietoterapia nella quale il soggetto che abbiamo di fronte è sottoposto a una strategia molto continua e molto precisa. Poi durante la fase nella quale si è raggiunto il risultato, bisogna sempre continuare ad alimentarsi bene secondo quello che si è un po' imparato durante quel percorso. E non ci sono diete magiche, ci sono diete che aiutano il paziente assieme appunto anche a una buona attività fisica. Non dimentichiamo l'importanza anche nella cellulite di scegliere la giusta attività fisica. Camminare e non correre, ad esempio. Chi soffre di patologie venose, chi soffre di cellulite, non deve avere tanti impatti sul terreno. Quindi anche la scelta dell'attività fisica giusta, che è un altro adiuvante assieme alla scleroterapia, assieme alla mesoterapia, assieme alla dieta o alla dieta chetogena normoproteica, che è un protocollo molto particolare che effettuiamo in tanti casi. Proprio perché a volte le adiposità localizzate, magari abbiamo signore che sono molto piccine sopra e hanno questa regione trocanterica, questa regione dei glutei, certo, molto importante, per cui in quei soggetti in equip noi svolgiamo e applichiamo la dieta chetogena normoproteica, che è una dieta molto efficace. La dottoressa Carotenuto diceva che ci sono dei fattori ineludibili, il fatto di essere donna e la familiarità. La familiarità, come possiamo
usarla a nostro vantaggio, nel senso che c'è una prevenzione da fare. Se io so che nella mia famiglia la mamma, la zia, la nonna, mia sorella, e sono una ragazza che sa a cosa sta andando incontro, posso prevenire in qualche modo, magari presentandomi da lei e dire faccia qualcosa adesso che è possibile? Beh, diciamo che, l'abbiamo detto prima, è un fattore immodificabile, per cui non c'è nulla che possa prevenirne comunque la presentazione. Rallentarlo in È chiaro modo. Che però che un'attività fisica costante, una dieta che non sia una dieta ma che sia un controllo dall'inizio, ovvero il non ingrassare, sicuramente questo è un fattore molto importante, e ovviamente chiaramente intervenire nel momento in cui c'è una cellulite ancora nello stadio iniziale ci dà un vantaggio incredibile, perché siamo molto più efficaci in quei casi. Arrivare con una cellulite in uno stadio avanzato chiaramente non ci permette di fare molto, o comunque di spendere molte energie per un po' piccolo risultato. Agire all'inizio invece sì, ci dà un grosso vantaggio. Insomma, saggezza, l'esperienza della dottoressa Carotenuto, l'esperienza del dottor Scaramuzzino, fiducia, sì. Ci vuole quello. Grazie dunque dottor Luca Scaramuzzino, grazie dottoressa Diana Carotenuto, grazie. Il tempo è passato velocissimamente, grazie anche a voi a casa. Se avete domande o vi rivolgete direttamente allo studio Scaramuzzino, lo trovate naturalmente sul web o sulle pagine gialle, o chiedete a noi e noi saremo contenti di chiedere a loro. A presto.